Matteo Salvini, come al solito, fa confusione e dice bugie, in questo caso aggredisce le donne italiane. I problemi veri dell'Italia anche su questo sono tanti. Non mettere in discussione il diritto delle donne all'autodeterminazione, ma mettere in campo politiche sulla natalità, che vuol dire tante cose, vuol dire investire in consultori, in prevenzione, in assistenza alle famiglie, l'assegno unico per le famiglie, per i figli, come abbiamo detto, intervenire sugli asili nido gratuiti, intervenire sull'aiuto appunto alla natalità, perché sappiamo che è un paese che ha crescita zero. Per noi parlare delle persone vuol dire affrontare questi temi, o come oggi difendere la casa delle donne, cioè difendere quei luoghi che nelle città hanno un valore aggiunto perché aiutano le persone a vivere meglio. Io credo che sia il tempo anche in Italia di riconoscere la ricchezza prodotta dalle tante reti dei cittadini attivi che si prendono cura dei beni comuni. Noi non possiamo considerare che quando un luogo come la Casa delle Donne viene dato a delle donne per produrre servizi, qualità, la si debba considerare un costo, come se fosse un esercizio commerciale. E quindi noi nel Lazio lo stiamo facendo, ma anche come PD crediamo che vadano riconosciuti a questi luoghi delle donne, non solo, che producono qualità e servizi negli spazi urbani, un riconoscimento particolare, perché, ripeto, sono utili alla società, un'idea alternativa alla cultura dell'odio che Salvini propaganda.